Cercavamo un giocatore, soprattutto nella zona del reparto di centrocampo, anche e soprattutto per ovviare alle partenze di qualche giocatore che andrà a disputare la Coppa d'Africa, quindi era il reparto che comunque aveva più bisogno anche numericamente di essere integrato. Quindi cercavamo un giocatore che già conoscesse il campionato italiano, quindi che fosse italiano o straniero, comunque che conoscesse il campionato italiano. E la scelta è ricaduta su Gelson Fernandez anche per questo motivo qua, perché lui è reduce appunto del campionato scorso, che ha giocato con il Chievo e quindi non ha problemi di adattamento né dal punto di vista linguistico per l'allenatore, per capire subito diciamo, le esigenze e le richieste che potrà fargli l'allenatore, e anche di adattamento proprio al sistema di gioco italiano, che come ben sappiamo è un sistema di gioco molto complicato e da un punto di vista tattico, e quindi servono giocatori che sappiano appunto già conoscere com'è la situazione del calcio italiano. Se lui si sente pronto, se poi si riuscirà a farlo in caso eventualmente rendono disponibile per domenica, se si sente pronto già a giocare per l'Udinese, e se per caso aveva sentito Hilde, che è il suo compagno nazionale svizzera, se gli aveva detto qualcosa di Udine. Sì, pronto, sono pronto perché ho lavorato con la squadra da lunedì, sono pochi giorni, però mi sono abituato bene perché tutti i compagni mi hanno aiutato, l'allenatore mi ha parlato tanto, quindi è più facile per me di questo punto di vista. Sono entrato in un gruppo ambizioso che lavora, che è umile, quindi è più facile. Poi sì, ho parlato con Göken, che è il mio compagno di riparto centrocampo in Svizzera. Lui è stato innamorato di questa città, di questa società, e mi ha detto solo le cose buone che posso confermare adesso. Volevo chiedergli qualcosa sulle sue caratteristiche, per come gioca l'Udinese, no? Lui è stato preso soprattutto per giocarsi il posto con Asamoah, con il ruolo di Asamoah, quindi in mezz'ala sinistra. Ma l'Udinese adesso tende a giocare con un trequartista dietro Di Natale. Lui pensa di poter ricoprire eventualmente anche quel ruolo lì, visto che è un ruolo nel quale l'Udinese finora ha provato tanti giocatori, forse non ha trovato quello giusto ancora. Io? Trequartista, sì. Se puoi giocare dietro una Di Natale e una punta, è il giocatore dietro. No, questo non sono nelle mie caratteristiche, no. Credo il direttore lo sa bene, quindi sono qui per aiutare il centrocampo dove hanno bisogno di me, si sta a destra, a sinistra o davanti alla difesa, per me è uguale, perché sono qua per lavorare per la squadra e per la società, quindi no, da trequartista dirò di no. Più in un mediano sarei. Indiano, mezzala, e qua, no? Quindi tutti i tre ruoli del centrocampo. Sì, dove hanno bisogno. Grazie. Ciao, ti volevo chiedere, intanto benvenuto, e poi ti volevo chiedere, hai guardato tu quella lavagna dentro lo spogliatoio? Ti hanno detto, ti hanno già spiegato che cosa significa? La lavagna? Cosa sì, vuol dire? Presa a fuoco. L'hanno già tolta allora, erano i meno 40 punti alla salvezza. Adesso sì, tu sì, siamo a meno 8. Ecco, ti hanno già insegnato. Sì, 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 questa è la prima cosa che mi ha detto il direttore quando sono arrivato. Che è giusto perché... Sì. Comunque è l'idea di tutta la società, no? Siamo a 32 punti, mancano 8 punti, magari anche di più. E poi? Una volta raggiunti? Ma prima dobbiamo raggiungere questo obiettivo, poi prendiamo una partita dopo le altre. Credo che sarebbe un po' una mancanza di umiltà di parlare di altre cose prima di questo. Sicuramente una bella risposta. Comunque, da parte tua, un bel salto passare da Leicester, Saint-Étienne, alla terza in classifica attualmente in Serie A. Sì, è un onore, quindi proverò di fare il mio massimo. Si parlava di Inder, ma qui c'è anche Abdi che... Sono qua. Cioè, che...
che faceva parte, fa parte della nazionale svizzera, anche lui ti ha, cioè, lo conosci e cosa ti dice dell'Udinese? Sì, siamo la stessa età, lo conosco da quando abbiamo 15 anni, perché lui è un 86 come me, e quindi quando sono arrivato mi ha parlato subito, anche l'anno scorso ho fatto il doping con lui e ho fatto la domanda come Udine, quindi lui mi ha detto. L'anno scorso tu sei stato quello che ha messo a rischio la qualificazione dell'Udinese, perché Andano ci ha detto che ha fatto la parata più bella dell'anno sul tuo colpo di testa, ti ricordi? Sì, ma mancava 15 minuti ancora. Sì, mancava 15 minuti. Mi ricordo questa partita perché l'Udinese era veramente carica per questo obiettivo, perché mancava due partite della fine del campionato e poi hanno vinto e hanno meritato questo risultato.